Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo Mi Preparo con voi. Sono gasatissima perché ho appena sistemato la mia postazione e adesso ho un sacco di spazio davanti a me. Questa cosa è fichissima. Sono qui appunto per farmi cosa? Sono qui per registrarvi questo Mi Preparo con voi. Vi ho chiesto delle argomentazioni su Instagram, di parlare di cose appunto che vi interessavano e ancora non ho letto niente, quindi partirò un po' a random e a metà video inizierò ad andare a guardare le vostre risposte perché ho appena caricato la stories. E inizierei proprio dalla parte skincare. Quando Gloria gira video le cose non si aprono mai, poi io ho delle unghie super comode, quindi non riesco ad aprire le salviette. Queste in particolare sono le salviette di Sephora, quelle sfoglianti sarebbero al carbone. Mi ricordano quelle di Kiko che anni fa presi nello store, che avevano appunto tutti questi pallini che andavano a sfogliare il viso. Ma non vado a grattare troppo perché io ho la pelle molto sensibile, come vedete ho un po' di amici che mi sono usciti perché sono in quel periodo del mese, quindi non vado a stressare troppo la pelle perché non fa molto bene. Utilizzo più che altro per togliere in questa zona magari il sebo. Il profumo è molto buono. E adesso utilizzo la parte dietro perché sennò mi infiammo tutta. Mi siete mancati, perdonatemi l'assenza in questi giorni, in questa settimana, insomma, vi ho caricato il What I Eat in a Day e poi non vi ho più caricato niente, perdonatemi. Il problema è che stanno succedendo un sacco di cose, di case. Stanno succedendo un sacco di cose, un sacco di cambiamenti e non vedo l'ora di rendervi partecipi di questa cosa. Intanto vado ad utilizzare sulle labbra il Pout Mud, che è il lip balm di Glam Glow, questo qua è molto carino. C'è anche la versione più grande che sarebbe lo Scrub, è simile a questa però un po' più grande, forse l'ho usata in un altro Mi Preparo con voi. Comunque vado ad idratarmi le labbra con questa ed è questa qua, guardate che caruccia! È super morbido, ha una consistenza molto burro sciolto, mi piace. Io adoro poi le labbra super lucide. Vado ad utilizzare l'acqua Coconut Milky Mist, questa qua è della Too Cool for School, la potete trovare da Sephora, spero sia già uscita. A me mi hanno mandato alcune novità e questa è fantastica, sarebbe uno spray che va a rinfrescare il vostro viso all'acqua di cocco e sa veramente di cocco, è veramente buona e sicuramente la infilerò in un preferiti del mese perché la sto utilizzando quasi tutti i giorni. Come vedete è già un po' iniziata, ma non la vado a sfruttare troppo perché è piccolina, ho paura di finirla subito. E io poi sto impazzendo ultimamente a una fissa per le acque da spruzzare sul viso, quindi vado! La vaporizzazione è fichissima, non è come gli altri erogatori che spruzzano proprio i goccioloni. Questo la va veramente a vaporizzare l'acqua, sembra di avere un vapore sul viso, fichissimo, e poi ha un profumo buonissimo. E adesso passo al Bare Minerals Prep Step, che è questa base minerale che all'interno ha queste micro perle co che colorano, è un po' tipo le BB cream che sono bianche e poi prendono il colore dell'incarnato. La utilizzo come base per poi andare ad utilizzare il fondotinta, quindi utilizzo prima questa, poi faccio le sopracciglia e intanto iniziamo a chiacchierare. E sto avendo tanti cambiamenti nella mia vita e non vedo l'ora di parlarvene perché sono cambiamenti che vedrete, sono cambiamenti che però appunto necessitano di tutta la mia di tutte le mie energie perché sarò un po' assente proprio per questa cosa. Molte di voi la sanno perché chi segue le mie live sa che cosa sta succedendo, che cosa è successo. Ieri sera ho fatto una live, appunto, l'ho detto a voi di Instagram, alla Fair Family di Instagram. Vi invito a seguirmi anche su Instagram perché molto spesso faccio delle live e vi racconto cose che magari qua su YouTube non racconto. Non obbligo nessuno a farsi Instagram e a punirli perché non avete Instagram e allora non potete sapere le mie cose. Però mi trovo più comoda a raccontare magari certe cose su Instagram che su YouTube, non perché ho paura che rimangano registrate, ma perché su YouTube è più facile che la gente che non guarda i miei video perché si interessa realmente a me, li guardi solo per farsi i cavoli miei. Mentre su Instagram, oddio, anche lì può sempre seguirmi una persona che non gli importa di quello che realmente faccio, anzi magari gufa pure, porta pure sfiga. Non lo so, sembra che ci sia più una community rispetto a YouTube. YouTube è diventato un po' una caciara, un po' un casino. Mi trovo meglio a parlare su Instagram, quindi seguitemi anche là se volete sapere, magari non dico più fatti miei, però essere un pelino più aggiornati, perché tante volte con le live parlo di più a ruota libera rispetto a un video che magari dico, oddio, no, dura troppo, parlo troppo, o magari non è il posto giusto per chiacchierare di certe cose perché non lo so. Quindi, adesso mi sto facendo le sopracciglia con questo qua di Inglot numero 19, il Brow Liner Gel.
molto figo, lo trovo fantastico per le mie sopracciglia. Io ho provato parecchi prodotti per le sopracciglia, ma questo mi è rimasto nel cuore, devo essere sincera, mi piace veramente tanto. E a parte questo, volevo dirvi che non vedo l'ora di stasera, sto aspettando una persona che arriva, anzi due persone che oggi saranno con me, perché faremo un pigiama party stasera e domani sera. Volevo fargli fare un video sullo slime. Sono un po' di mesi che sono in fissa proprio con i video di Instagram dove fanno vedere queste dita che infilano nello slime e si sente... oppure lo toccacciano, ci fanno magari mix con i brillantini, i colori, fanno cose strane, insomma, vabbè, cose strane nei limiti della decenza, non pensate male. Sono andata in fissa con questo slime e ho provato a farlo più volte a casa e non mi è mai uscito. Ho provato a farlo col dentifricio e il balsamo, ho provato a farlo anche con il detersivo tipo Dash, non il Dixan, perché so che il Dixan contiene il borace, e mentre il Dash no, o il contrario, non ricordo. Non era venuto, poi ho utilizzato solo la Vinavil, quella bianca, invece ho letto che bisogna usare anche quella trasparente che non ho, quindi oggi andremo a comprare il necessario e la farò con la borace vera e propria, perché mi sono rotta di buttare cose, ingredienti che poi magari non esce. Le sopracciglia mi fanno veramente, veramente... pietà. Come vedete, la base di Bare Minerals non è per niente male, cioè rimane comunque chiara, non si è colorata più di tanto, non credo abbia neanche una tonalità. È una base minerale quotidiana con l'SPF 50, che a me serve tantissimo perché io devo stare attenta al sole, perché la mia mamma ha avuto dei tumori e tra l'altro ne è uscito un altro alla pelle, maligni, e che ha tolto e che purtroppo le sono usciti ancora. Mi ha portato la mamma anni fa a fare una visita anche per me dalla dermatologa e mi aveva detto anche che ho la pelle simile a quella della mia mamma, devo stare molto attenta, non dovrei proprio prendere il sole, mi potrebbero uscire anche a me, ecco, quindi devo stare molto molto attenta. Sono ustionata e bruciata un bel po' di volte e non va bene, ho fatto la figa, cosa che fanno un po' tutti e non bisogna scherzare con i raggi solari. Ero una di quelle che non mettevo protezioni, andavo di olio e io, cioè come vedete sono cadavere, andavo di olio abbronzante, non vi dico le scottature che ho preso, le ustioni e insolazioni, stupida, veramente stupida, quindi non fate queste cavolate, mettetevi la protezione, poi il sole invecchia la pelle, insomma io, a me piace il sole, lo adoro e mi piace anche stare sotto il sole, però allo stesso tempo non voglio che la mia pelle soffra, quindi cerco di evitarlo e non mi abbronzo oramai da 2 annetti che non mi abbronzo proprio, che non mi metto sotto al sole. Se mi metto sotto al sole vado proprio di protezione, che la protezione non è che annulla la fase di abbronzatura, vi protegge dai raggi cattivi, però vi fa abbronzare molto più lentamente, ma vi fa abbronzare. Mi raccomando, adesso che arriva la bella stagione, spero, perché c'è stato un vento fino a ieri che non potevi uscire di casa, che ti ritrovavi tipo a Roma solo col volo del vento, tipo oh, ma sono in un'altra città. Adesso vado ad applicare il NYX Total Control, questo qua nella tonalità 3, sono andata con la tonalità un po' più scura. Purtroppo non trovo il pennello, cioè so dov'è ma non ho voglia di andarlo a prendere, quindi utilizzerò un pennello così, di neve. Vi consiglio di non applicarlo con la spugnetta perché perde un po' il suo effetto, la spugnetta si mangia troppo troppo prodotto. Non sto a contare le gocce, faccio questa cosa qua bellissima che mi pare pure un make up artistico moderno. Io sono molto logorroica, poi questi mi preparo con voi, per me sono molto incasinati perché vorrei dirvi talmente tante cose. Quando finisco di registrare sono lì che dico accidenti, non ho detto questo, oppure oh no, volevo parlarvi di quest'altra cosa. Ecco, adesso mi è venuto in mente, vedrete che sicuramente non mi truccherò tanto gli occhi perché ho l'extension l'allungamento alle ciglia. Se arriviamo a un bel po' di like e commentate dicendo sì, vogliamo il video sull'extension, lo farò, cioè nel senso vi racconterò la mia esperienza con l'allungamento delle ciglia, come il costo, come è stato doloroso, come le mantengo, come funziona il refill, che appunto dovrò farlo a breve, e niente, vi racconterò tutte queste cose, quindi fatemi sapere se vi può interessare, così lo giro. Mi sono macchiata le sopracciglia, perfetto. Mi sono coperta anche questi 2 mega brufoletti che si stanno un attimo seccando. Quando lo andate a sfumare va un po' a dividersi, non è il massimo come texture, però il colore è
pigmentatissimo e mi aiuta, anche se non lo sfumo troppo, a coprire il rossore, come vedete. Quindi lo tampono, lo picchietto sopra, anche se non è molto igienico, quindi conviene utilizzare un pennello che fa da tramite, però vabbè, io me ne frego. E poi appunto ci passo sopra un altro correttore color carne o comunque il fondotinta. Adesso vado a mattificare le zone che vedete un po' lucide, anche se a me piace tantissimo la pelle cioè che sembra idratata, come vedete, no? Però vado a mattificarla perché sennò tempo zero mi si divide tutto. E utilizzo la cipria di Kat Von D, la Lock It Setting Powder, con la spugnetta di NYX, che è favolosa. Ce n'è veramente tanto di prodotto. Io da quando ho utilizzato questa cipria, quando l'ho scoperta, devo dire che me ne sono subito innamorata. Nella parte sotto delle occhiaie, ho le occhiaie molto secche, pensavo mi seccasse troppo e invece no, devo dire che non si divide, non forma crepe, rimane molto molto figo come prodotto applicato sotto agli occhi. Però la scarico, quindi puccio proprio bene la spugnetta, scarico il prodotto e poi, sotto consiglio di Antonio, vado a picchiettarla in modo pauroso, cioè proprio mi tiro delle saccagnate sulle borse degli occhi come se sto pestando il peggiore del nemico. Però vi assicuro che funziona e vi aiuta a non fare le crepe. Quindi iniziamo questo incontro di pugilato con la spugnetta. Antonio adesso mi dirà: sì, stai facendo bene, no, stai facendo male. Baking da favola. E mi sono anche girata una ciglia, perfetto. Stare attenta perché devo andare molto piano nella zona delle ciglia, non le devo quasi toccare. Scarico e vado a fare la seconda parte. Quindi secondo incontro, round 2. Vi giuro, mi gira la testa. Ok, non fatevi così tanto male. Ovviamente io ho delle discromie orribili qua sotto, che come vedete c'è l'osso che salta fuori e si vede, quindi per coprirlo dovrei veramente mettere un sacco di prodotto in questa parte, non toccarlo, però comunque si vedrà sempre perché è un difetto che ho io dell'osso e quindi niente, mo' dodene. Adesso vado a colorarmi gli occhi e utilizzo la Smashbox Cover Shot Matte, la palette di Smashbox. Da piccola avevo queste figurine che facevano questo effetto qua, mi divertivo un sacco, rimanevo incantata a guardarle per ore. E questa è la palette, l'interno della palette, con tutte queste cialdine. Sembrano super scriventi come colori, la prima volta che li utilizzo. Oh, sì, super super scriventi. Oh mio Dio, che fighi. No vabbè, sto colore è power, guardate quanto colora. Ho preso veramente pochissimo prodotto, ne ho diverse da provare e spero di parlarvene molto presto anche di queste. Non so, magari se volete che vi faccio un haul Smashbox o che vi faccio vedere un po' di prodotti new entry che magari non vi ho mostrato, anche qui un haul, un beauty haul, anche se in realtà non li ho acquistati ma me li hanno mandati, però comunque sempre un... magari un parlare delle novità dei prodotti nel mondo make-up. Fatemelo sapere anche qui con un commentino. Io vi lancerò qua nel video una serie di hashtag che se volete li utilizzate, così almeno so che vi potrebbe piacere quell'argomento, quel tipo di video, e lo vado a registrare per voi. State attenti, mi raccomando, anche qui continuerò a ripeterlo. State attenti sia a Instagram che qui su YouTube, che ci saranno dei segnali ogni tanto che metterò io, perché sto facendo dei mini giveaway per voi. Voglio regalarvi alle più fedeli, insomma, sempre premio fedeltà modalità supermercato, e quindi state attente a tutti i social e soprattutto a cosa sbuca ogni tanto nel video, cosa sbuca ogni tanto sulle Instagram stories, perché molto probabilmente saranno dei giveaway. Applico appunto quello più scuro con un pennello più piccolo. Adesso applico anche da questa parte il violetto e poi al centro della palpebra vado a dare un po' di illuminante Sweet Peach Glow, ed è la palette della Too Faced, che come vedete è bellissima, tutto di pesca, e vedete anche un altro prodotto riflesso di pesca. Questa cialda, secondo me ci sta bene con i colori che ho utilizzato. Non è troppo illuminante però, ma aspettavo fosse più illuminante. Cioè, se tu mi dici che è un illuminante, io devo avere una lampadina al posto di una cialda. Mi devi mettere dei micro LED. Va bene, cioè, che sta di pesca, è fichissimo, quello che vuoi, ma non è illuminante! Vado solo a intensificare, come vi dicevo, la parte interna con l'illuminante. Utilizzo questo qua di Mulac. Mi ricorda tantissimo l'illuminante Mary Luminizer di The Balm. Infatti è entrato a far parte di uno dei miei illuminanti preferiti. Anche Flare mi piace molto, che lo applicherò dopo qua, perché Flare è in crema.
Che cavolo è successo? Vabbè, Flare in crema è stupendo perché mi ricorda invece quelli di NYX, però versione crema. Se sentite casino, non so che cosa stia succedendo. Allora, so che avevo detto che sarei andata a vedere i vostri commenti sul direct. Parlaci del tuo orologio nero che avevi nel vlog di New York. Credo intendiate questo, il Daniel Wellington, quello black. Io vorrei parlare di come ti ho vestita, vai a vedere. Cioè, Riccardo, mi fai schiantare ogni volta, ho comprato una donna. No, vabbè! Cioè, no, è top, top. Adesso vabbè, ovviamente vi metterò l'immagine. Questa sono io, Riccardo mi ha disegnato, ha fatto uno styling su di me a bon ton. Sto male, bellissimo. Ok, questa me la salvo e ve la farò vedere. Poi, tatuaggi, anche qua volete che vi parli dei tatuaggi. Allora, tatuaggi, io ne ho fatti di nuovi tempo fa, ma non so se ve li ho fatti vedere. Ho fatto questo qua, il camaleonte, poi avevo fatto questo qua, che è quello che avevo già, ma è stato rifatto sopra, è stato ripassato insieme a questo qua. Poi l'unicorno che ho qui. Di nuovi non ce ne sono. Ho in mente di fare appunto un mandala, comunque qualcosa qua sulla mano, o delle rose, comunque di continuare, perché la mia idea da sempre è quella di avere le braccia totalmente tatuate. Dove hai comprato quel cerchietto? Questo qua l'ho preso nello shop che c'era a Hollywood, dove vendeva tutte le robe tipo di manga, cartoni animati, queste cose qua. C'erano anche queste bellissime orecchiette. Vado a fare il contouring con questa di Motives, che è la Contour Compact. Oramai la utilizzo da anni e ne ho anche una seconda nuova perché mi sono talmente affezionata. Tra l'altro le cialde sono infinite perché veramente la utilizzo da tanto tempo. È vero, utilizzo anche altri prodotti, però mi sta durando. E il pennello che andrò ad utilizzare è questo qua di NYX, il numero 23, mi pare che è uno dei pennelli della nuova linea, bellissimo per il contouring. Utilizzo adesso il blush di Too Faced, il Papadon Peach. Papadon Peach, che è la canzone di Madonna, bellissima idea tra l'altro. E questo è l'interno del prodotto, la cialda enorme. Cavolo, super scrivente anche questo, eh? Bello, mi piace. Caspita, che bel effetto. Questo promosso. E adesso applichiamo Flare. Cercherò di picchiettarlo e non trascinarlo, perché altrimenti mi si divide tutta la base. E in questo modo riesco ad applicare l'illuminante in crema. Ed è favoloso! Guardate quanto è bello! Adesso applico questo sulle labbra, sempre di Too Faced, della linea Sweet Peach. È un Creamy Peach Oil Lip Gloss nella tonalità Papadon Peach, quindi lo stesso del blush. Come vedete è un color carne scuro aranciato. Oh, lo so, ha un mix di zucchero filato e pesca. Mamma mia, buonissimo! Sembra una candela della Yankee Candle. Assomiglia di più a un rossetto liquido che però non si mattifica, ma rimane ovviamente lucido. Ma non assomiglia a un gloss, a un vero e proprio gloss. Però lascia le labbra molto idratate, mi piace tantissimo. Anche questo ho provato, insomma. Questo è il look finale, spero che vi piaccia. Io sono molto contenta di questo risultato, veramente ambress ambress, perché alla fine, come vedete, gli occhi si sono già truccati da sé. Spero che questo video vi abbia tenuto compagnia, o almeno vi sia piaciuto. Io vi mando un grosso, enorme bacione. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!